Questo programma è offerto da BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole, Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Villa Puglia. Ci siamo, è venerdì e vale il solito detto: non è venerdì se non c'è Polifemo, l'occhio di Abate, canale 93 del digitale terrestre. Viva la Puglia Channel. Una puntata, quella di stasera, particolarmente accesa. Parleremo dell'amministrazione comunale di Taranto, intesa come proprio attività di gestione della cosa pubblica, della realtà del capoluogo ionico, ma anche cercare di capire in che modo l'amministrazione comunale di Taranto si rapporta, si interfaccia con la Regione Puglia, con il governo centrale, proprio per la risoluzione, o meglio, per affrontare le annose problematiche del sistema Taranto. Lo faremo con l'avvocato Giampiero Mancarelli, vice segretario provinciale del PD, già assessore qualche anno fa, assessore provinciale all'ambiente. L'avvocato Mimmo Ciraci, consigliere comunale di Taranto di Forza Italia. Lui è stato eletto, come il resto del gruppo di AT6, nelle liste appunto di AT6, ma poi c'è stata la confluenza in Forza Italia. Il dottor Alfredo Spalluto, capogruppo di SDS in seno al Consiglio Comunale di Taranto. Grazie, e buonasera. Dulcis in fundo, last but not least, Aldo Ranieri in rappresentanza del Comitato dei Cittadini e dei Lavoratori Liberi e Pensanti. Dunque, due diciamo di maggioranza e due, uno proprio di opposizione, Ciraci, e poi c'è una realtà che rispecchia la società civile, l'associazionismo, no? Il mondo dei comitati, Comitato dei Cittadini e dei Lavoratori Liberi e Pensanti, che certamente non sono vicini alla maggioranza. Una puntata, dicevo, in cui non verranno risparmiati colpi a nessuno. E partiamo pertanto da Mancarelli. Allora, Mancarelli, lei sta ancora nel PD, nonostante abbia dovuto digerire, abbia dovuto bere il contenuto dell'amaro calice, la mancata candidatura alla regione. Questo PD, che è forza di governo alla regione, c'ha il suo presidente, il suo governatore Emiliano, che poi sembra più, non tanto proprio PD, ma più un civico di centro-sinistra. Ecco, parliamo di questo, di Emiliano a Taranto, con l'insediamento della giunta, ha raccolto i vari pareri, le varie istanze della base, delle forze politiche, delle organizzazioni sindacali e quant'altro. Però ora, Mancarelli, dalle parole, dall'iperuranio delle idee, bisognerà passare ai fatti. Sì, hai perfettamente ragione. Intanto partiamo da un presupposto, un segno tangibile. La politica è fatta anche di segni. Il presidente della regione è venuto a Taranto, ha iniziato la sua era, diciamo così, da Taranto, ad ascoltare, insomma, a testa alta tutto l'associazionismo, che ha avuto un ruolo importante e ha tuttora un ruolo importante a Taranto, e i soggetti sociali, economici di questa realtà, di questa città che ha tante straordinarie opportunità, ma oggi vive un momento di anche drammatica crisi. Da questo punto di vista, dalle parole ai fatti, senza dubbio, ma prima bisogna partire dalla consapevolezza delle cose che ci sono in campo. E da questo punto di vista, l'aver scelto Taranto, essere venuto qui a Taranto come prima giunta, penso sia stato un elemento, sì, diciamo, è un elemento iniziale,
ma a cui siamo abituati, ecco, già come sindaco di Bari, è già avvenuto. Lui vuole fare il sindaco di Puglia, quindi. Assolutamente, ecco, sì. Ecco, l'onorevole Michele Pelillo, che sembra il capo dei capi del PD, come azionista di maggioranza, tra virgolette, del partito, ha dichiarato che da invece negli ultimi anni Vendola, governatore, ex governatore, era praticamente sparito da Taranto. Peccato però che queste cose il signor Pelillo le dica soltanto ora e non le abbia dette anche con la stessa enfasi con cui le sta dicendo ora che Vendola non c'è più. Ma insomma, intanto Michele Pelillo non è il capo dei capi, perché no, è un'associazione, no, un po'... capo dei capi, ecco, nel, no, no, chiariamo. Assolutamente, un punto di riferimento... Permetta, sì. Capo dei capi nel senso un grosso partito con varie correnti, con vari capi di queste correnti, e Pelillo nei fatti è, come dire, l'esponente di maggior spicco. È assolutamente un punto di riferimento, essendo l'unico parlamentare a cui è un po' quello associato che fa, però Mico. Il bello e il cattivo tempo, vi tiene tutti in pugno. Beh, insomma, una visione così semplicistica, insomma, del Partito Democratico mi sembra, insomma, diciamo un po' esagerata, perché il Partito Democratico è fatto da tante pluralità e da tante realtà e ha i suoi pro e i suoi contro, però è l'unico partito esistente oggi in Italia. Anche, mi permetto di dire, a Taranto, nonostante, insomma, altre vicende. Io voglio arrivare al dunque. Vendola, Nichi Vendola, il cui primo mandato è ineccepibile, è stato importante e imponente. Io non mi iscrivo a coloro i quali sostengono che Vendola sia tutto da cancellare. Nella seconda parte, sicuramente ha avuto degli elementi anche che hanno offuscato la sua immagine. Dopo quelle chiacchierate al telefono era un po' imbarazzante per Vendola tornare a Taranto. Beh, direi che quella telefonata si commenta da sola e penso ne viene condannato tutt'oggi e tuttora Nichi Vendola, soprattutto conoscendolo per chi lo aveva conosciuto e aveva inteso nella sua integrità morale anche, insomma, un valore assoluto. Io... Da quel punto di vista, devo dire, lo dico con rammarico, quella telefonata, io ho fatto l'assessore anche in vicende diverse, non ho mai avuto un rapporto di quel tipo con Archinà. Eh beh. E quindi voglio dire, ma non perché Archinà, nei momenti in cui Archinà era festeggiato... Lei non era uno di quelli che non si defilava, come ha esordito Vendola. Ma io non ho rispetto mai... Rispetto alla grande industria. Vabbè, comunque, sono corse passate. State su cui non voglio tornare più, anche perché sinceramente io parlo delle persone vive politicamente, per me Vendola politicamente è finito, ma questa è una mia opinione. Allora, Mimmo Ciracci, dall'opposizione, come state valutando questo approccio di Emiliano? Devo dire però, Ciracci, che voi di centrodestra, Emiliano forse sicuramente avrebbe vinto e stravinto, però voi di centrodestra, con questa guerra intestina tra Fitto e Berlusconi, vi siete complicati la vita da soli. Insomma, le aspettative. Sicuramente sì, siamo complicati la vita da soli. In realtà la campagna elettorale è stata più complicata di quanto comunque si presentava. Quindi ha vinto Michele Emiliano, ha vinto, a mio parere, meritatamente, perché è stata la persona che più è stata in grado di meglio comunicare quello che era il suo programma di governo a tutti i cittadini pugliesi. Aveva una personalità molto forte e spiccata, e quindi aveva una buona capacità di fare anche presa sull'opinione pubblica. Questo è molto importante oggi per chi fa politica, anche la capacità proprio di interfacciarsi con i cittadini, con gli elettori. Però a Mario Cito è andata Maluccio. A Mario Cito è andata Maluccio. Vorrei però completare un attimo il discorso di Michele Emiliano. Ciò nonostante, prendiamo atto della vittoria, che è netta, e voglio dire, anche dal punto di vista dei suoi primi impegni, quantomeno di facciata, al momento ancora di facciata, il fatto che sia venuto direttamente a Taranto non può che farci piacere come tarantini, pur facendo parte di un gruppo politico, di un movimento politico, di un partito politico che sta all'opposizione al Comune di Taranto e che starà all'opposizione anche alla Regione, però dobbiamo comunque prendere atto del fatto che essere venuti a Taranto e quindi aver posto al centro dell'attenzione come punto di partenza Taranto per noi è un fatto molto importante. Ora ovviamente si dovrà misurare con i fatti e quindi lo aspetteremo alla resa dei conti. Effettivamente ora dovrà dimostrare di essere in grado di fare qualcosa di molto importante per questa città, che di problemi ne ha tantissimi.
Bene, ora ecco, dicevamo, la questione c'è. Taranto dal 93 a oggi, dal 93 negli anni a venire, negli anni successivi, ha avuto questo astro, no? Di Giancarlo Cito, poi si può giudicare positivamente, negativamente, comunque è stata una figura che ha avuto un ruolo grosso a livello politico. Però passano gli anni e poi chiaramente poi le immagini tendono, no, a il corso naturale della vita, della storia, a sbiadirsi. Ma come si dice, in altri tempi Cito o chi per lui avrebbe stravinto. Così non è accaduto alle regionali. Io da questo punto di vista penso che la storia, come si suol dire, non si ripeta mai uguale. Quando si tende a far sì che possa ripetersi in maniera tale e quale, diventa una farsa e non è più storia. È stato un momento politico e a questo punto anche storico di questa città, perché parliamo di vent'anni fa, molto importante. Il consenso elettorale è stato 22 quasi. È stato molto, molto forte, e cose ne sono state fatte. Ovviamente il giudizio da questo punto di vista appartiene anche a questo punto alla storia di questa città. È certo che è una persona che nel bene o nel male sarà ricordata, io penso, per gli anni a venire, più di molti altri politici che sono stati in questa città e che magari ancora si affacciano alla vita politica di questa città, che magari non lasceranno ricordo di poi sé. Poi vedremo anche negli anni a venire. Se ci però sarà. Voglio dire, quello che era il modello amministrativo, politico-amministrativo della giunta Cito, di Giancarlo Cito, io penso che possa essere riproposto oggi, però ovviamente con una chiave diversa, più moderna, più adatta a quelli che sono i tempi di oggi, che sono molto diversi sotto tutti gli aspetti da quelle che era Taranto 20 anni fa. Poi vedremo ancora se per l'ennesima volta l'onorevole Cito imporrà, tra virgolette, la candidatura di Mario Cito per l'ennesima volta candidato sindaco. Sembra un film già visto, vedremo cosa succederà. Alla mia sinistra, vedete, ci sono dei confetti, e sono gentilmente offerti da Eventi di Rosaria e Stefania Gargasole. Eventi ti rende dolce la vita, confetteria, creazioni di Sulmona, dolceria, articoli e liste regalo, bomboniere, in via Cacace 341 a Talsano Taranto. Poi se vi comporterete bene, nel senso che vi incazzerete tra voi e farete audience, per calmarvi, per raddolcirvi, vi daremo gli confetti. Se viceversa sarete mosci, ancora tra virgolette, niente confetti, ma scherziamo naturalmente. Alfredo Spalluto. Buonasera. Alfredo Spalluto, dottor Alfredo Spalluto, capogruppo SDS in seno al Consiglio Comunale di Taranto. Spalluto, intanto io ho visto una bella campagna elettorale sua, molto impegnativa. Ho anche apprezzato che all'indomani, rispetto alla mancata elezione, lei ha voluto comunque ringraziare le persone che le hanno tributato fiducia. Non è da tutti che alla fine magari si rimane incazzati neri dopo la mancata elezione. No, l'indomani Spalluto ha detto: io voglio ringraziare, voglio comunque continuare, no, questo, certo, percorso comunque. Lei, Spalluto, io le cose come le dico le penso, anzi come le penso le dico, stasera sono un po' stanco. Lei sicuramente, questa è una mia valutazione, se ci fosse stato un maggiore impegno da parte dell'amministrazione comunale che la sosteneva, lei ora sarebbe al posto di Liviano, sarebbe consigliere regionale e molto probabilmente, quasi sicuramente, sarebbe assessore. Ma chissà, se Spalluto, Cosa, Scasciamacchia, il sindaco Stefano fossero stati più attivi nei confronti relativamente alla sua campagna elettorale, ora parleremo di un'altra storia. Ma la storia non si fa con i se e i ma. Con i se e i ma, ormai io non solo ho ringraziato gli elettori, i sostenitori, che comunque sono stati tanti, abbiamo raggiunto quasi 3.000 voti, che sono tanti per una lista civica che non era un'espressione di partito, ma poi comunque io sono comunque soddisfatto di questa vittoria di Emiliano, ma non solo perché era il rappresentante della mia parte, è il rappresentante della mia parte politica, ma anche perché sono fiducioso che abbia una ricaduta positiva e importante per la realtà di Taranto. Io non ho solo ringraziato gli elettori, non ho solo
ribadito questo sostegno ad Emiliano, col quale continueremo a lavorare politicamente, a collaborare. Ho anche detto che sono espresso apprezzamento pure per la nomina di Liviano ad assessore. D'altronde Liviano, che ha fatto un ottimo risultato, è stato eletto anche con i voti che io e i miei sostenitori abbiamo portato alla lista civica di Emiliano, quindi diventa un ragionamento pure che in prospettiva dobbiamo pensare tutti a tirare nell'interesse di Taranto. Se lei fosse stato nell'altra lista, Emiliano per la Puglia, vabbè. Lo so, chiaro, no? Sarei stato eletto. Però tutti, devo dire che comunque sono tra quelli della città forse quello che più si è avvicinato, perché certo, poi gli altri avevano più voti da colmare. Spalluto, ora noi abbiamo, come Tarantini, abbiamo 8 consiglieri regionali, 4 di maggioranza e 4 di opposizione. Borracino si è perso per strada, è stato sfigato. Però ora i consiglieri devono farsi sentire per Taranto. Finora abbiamo avuto consiglieri, almeno nell'ultima consigliatura, che si saranno anche impegnati, però Taranto è stata sempre ignorata, è stata bypassata. Tanto dobbiamo dire che Taranto... E ora per esempio le sfide, l'aeroporto, i voli passeggeri non si possono negare. Come la sanità, che la sanità ionica presenta delle falle enormi. Leggevamo proprio, si legge sulla stampa negli ultimi giorni, attesa di un anno, oltre un anno mi pare, per degli esami cardiaci all'ospedale Nord. Senti, questo è un impegno che ci aspettiamo tutti, insomma. I candidati, io compreso, ma compresi quelli che sono stati eletti, si sono impegnati con gli elettori a dar battaglia e a difendere e sostenere il nostro territorio. Gli elettori hanno votato, noi rispettiamo il risultato degli elettori e ora c'è l'impegno di portare a casa i risultati. Per parte nostra noi continueremo a lavorare, a collaborare e dobbiamo portare risultati. Uno di questi deve essere l'aeroporto. Mi sembra che Emiliano è partito benissimo, perché ha fatto un incontro a Taranto portando per la prima volta la sua giunta, ma più che una riunione di giunta è stata una giornata di ascolto che è cominciata la mattina ma è finita fino alle 8 di sera. E tra le altre cose mi è sembrato di capire che c'è l'impegno per l'aeroporto, ha detto che c'è l'impegno per l'aeroporto. Ora devono venire i frutti, diamo però anche il tempo a che vengano, perché per adesso si è appena insediato, il lavoro è appena cominciato. Io sono fiducioso e penso che poi alla fine dipende in parte anche da tutti noi, perché tutti dobbiamo tirare nella stessa direzione. Okay. Vedete la nostra scenografia, abbiamo le immagini... Scusate, le immagini più significative dell'area ionica, abbiamo immagini di La Terza, immagini di Ginosa, i Trulli, elementi del Martà, insomma vogliamo con poche immagini far vedere le bellezze del nostro territorio. E abbiamo qui alla mia destra, rimarrà sempre fissa, l'immagine del piccolo Alessandro Rebuzzi. Un bimbo, un ragazzo che a soli 16 anni ha perso la vita, ha lasciato questa terra per una brutta malattia, un brutto male causato, aggravato dall'inquinamento targato Ilva. Questo bambino rappresenta un'anima innocente che ha lasciato questa vita. Così come ci sono altre, dovremmo mettere veramente una serie di immagini, come il povero Alessandro Morricella, l'operaio che è morto a causa di una gettata di ghisa. C'è da riflettere. E noi, per non dimenticare, abbiamo queste immagini. Passiamo ad Aldo Ranieri del Comitato dei Lavoratori e Cittadini Liberi e Pensanti. Intanto dobbiamo dire che Emiliano si è presentato a Taranto, ancora non lo si può giudicare perché si è insediato. Io dico, si può giudicare positivamente o negativamente. Se non dovesse rispondere alle esigenze del territorio, saranno anche dovute, giuste le contestazioni, ovviamente nell'alveo della civiltà, della democrazia. Però a Taranto, con l'arrivo di Emiliano, ci sono stati
non voglio dire dei tafferugli, però comunque c'è stata un'accoglienza un po' tutt'altro che civile. Lasciamo perdere la storia se il calcio è stato sferrato o meno. Voi, lei già in campagna elettorale si è confrontato viso a viso con Emiliano. Il suo giudizio su questo arrivo di Emiliano a Taranto, su queste idee delle sagre e su questo confronto, la convince o secondo lei è tutto fumo? Allora, quando è venuto a Taranto per fare la sua campagna elettorale Emiliano, io l'ho avvicinato da cittadino comune e gli ho fatto alcune domande, poi alla fine lui mi disse che non aveva letto le carte ancora dell'Ilva, gli ho parlato dei decreti, gli ho parlato del fatto che allora erano ancora 7 decreti, non c'era cittadino, non c'era la parola cittadino, non c'era la parola... Ora sono 8, chissà, mi perdoni Ranieri, magari la settimana prossima ne arriva il nono, non si sa mai. Ecco, il problema è che continuano a ritenerlo un successo, essere intervenuti allo Stato per 7 volte senza risolvere il problema, 8 con per 8 volte, diciamo vabbè l'autorizzazione alla discarica non è propriamente un decreto, però... è intervenuto 8 volte senza risolvere il problema, anzi forse aggravando la situazione. Cioè come il medico che non riesce a trovare la cura cambia terapia. Se noi abbiamo voluto dimostrare ad Emiliano che siamo aperti al confronto, per questo abbiamo accettato il suo invito, però ovviamente per passare dalle parole ai fatti poi ce ne vuole, ce lo devono dimostrare questo, che si passa che non sia solo una passerella. Perché di parole al vento a Taranto se ne sentono molte, ma di fatti concreti se ne sentono poche. E a proposito di sanità, di quello che dicevi, io gli ho detto anche ad Emiliano, com'è possibile che Taranto rientri in quella legge del 2012 dell'Italia alla sanità, pur essendo una città con un'emergenza sanitaria, perché il reparto cardiologia dell'ospedale Nord va a mezzo servizio, nel senso che per 3 mesi e mezzo, per consentire le ferie, non si accetteranno i ricoveri. Si comprime e si sopprime il diritto alla salute, di fatto. Quindi com'è possibile? Poi volevo anche rammentare, visto che ci sta qualche esponente del PD, Perillo fece proprio una sua vittoria, il fatto l'uniche poche briciole che sono arrivate, nonostante il dramma della sanità a Taranto, dovrebbero essere arrivate, o dovevano arrivare, 25 milioni nel 2014 e 25 milioni nel 2015. Si fecero le conferenze stampa di grosso risultato, ma dove stanno? Quelli per gli screening ai tamburi. Io ricordo dell'onorevole Perillo anche l'enfasi con cui salutò il San Raffaele. Abbiamo visto il San Raffaele rimasto nel libro dei sogni. Speriamo che ora il San Catallo diventi realtà. Se no poi dovremmo inventarci il nome di un altro santo. Perché non potenziamo le strutture che abbiamo invece di costruire altri ospedali? L'ospedale Nord va potenziato. Perché non utilizzare subito i soldi per potenziare l'ospedale Nord, le strutture che già abbiamo, piuttosto che fare altro cemento, fare altre opere? Perché non si potenzia il... Ecco, Mancarelli, lei chiaramente non è alla Pelillo all'interno del PD, però Pelillo, dicevo, è un rappresentante che ha un peso all'interno del PD e ha celebrato questi decreti. Lei è stato assessore all'ambiente, quindi conosce bene la materia. Ma ripeto, se un governo fa e rifà decreti su decreti, evidentemente, dicevo prima, la terapia non funziona, cioè si procede a tentoni. E questa decretazione quasi schizofrenica la dice lunga su un'approssimazione nel legiferare in ambito ambientale. Poi parleremo di comune, ma era una digressione dovuta perché l'ambiente è sempre, purtroppo, l'emergenza delle emergenze. Intanto quando parliamo di questi argomenti, insomma, penso che tutti coloro i quali sono qui seduti anche fuori abbiano un sentire comune, che è quello di risolvere questo problema drammatico che ci è venuto addosso dopo 60 anni di inerzia, diciamo così, rispetto a una città che ha salutato con grandissimi festeggiamenti l'era postmoderna, sostenendo che quella fabbrica era l'idea di sviluppo. Quando all'epoca Mancarelli, diciamocelo, l'inchiesta Ambiente Svenduto lo dice, i politici e i sindacalisti, non tutti ma gran parte di essi, mangiavano e bevevano al gran banchetto dell'Italsider prima e dei Riva dopo. Io questa e cosa Archinà era il gran cerimoniere. Io questa cosa la lascio...
anche i giornalisti, questa, certamente, sì, certamente. Ovviamente Luigi, non nel mio caso, perché ha visto quello che mi hanno combinato Ilva, quindi io, ero fuori dal coro. Io grazie a Dio. Lascio però queste indicazioni, che hanno un valore anche morale, ma anche soprattutto insomma giudiziario, alle aule, certo, dei tribunali. Dei tribunali, e soprattutto auspico che la magistratura tarantina possa quanto prima assicurare se c'è chi ha fatto reato e chi ha commesso, chi è colpevole, giusto. E quindi io auspicherei anche una maggiore velocità da parte della magistratura tarantina, perché così siamo tutti più tranquilli. Chi ha sbagliato deve pagare, e non c'è bandiera di partito, di sindacato o di giornalismo che anche possa perché avere. Per Berlusconi i processi sono rapidissimi, è vero Ciracci? Sì. E invece in altri casi in realtà si capita, i processi. Può capitare che si facciano i processi politici poi, ma questa è un'altra storia e non riguarda la magistratura di Taranto, spero. Da questo mi permetto di chiudere. Era giusto una battuta, perché poi dobbiamo andare a volevo intervenire sette e mezzo, mettiamola così, sette e mezzo decreti sono la spia di una situazione che sicuramente è complicata. Non c'è nessuno che ha la bacchetta magica, e sono delle situazioni che vanno in evoluzione. Ma il settimo decreto era quello epocale, diceva Pelillo. Guardi, alla di faccia che del decreto epocale, dopo due mesi si è fatto il insomma, l'ottavo. Luigi, però permettetemi adesso, non allora, numero uno, noi facciamo una forzatura mai avvenuta, che è quella di bloccare delle risorse che sono state sequestrate dalla magistratura milanese, dalla procura milanese, non da quella di Taranto, da quella milanese. Per un reato differente da quello per cui stiamo ragionando a Taranto. Da questo punto di vista è una forzatura, perché già anche le stesse parenti del defunto Riva hanno fatto ricorso nuovamente per chiedere che vengano bloccate quelle, perché l'altro decreto non era riuscito a costruire bene le fondamenta della possibilità dell'apprensione di queste risorse. Oggi noi stiamo prendendo dei soldi che sono formalmente, ancora secondo lo Stato italiano, soldi dei Riva. Noi facciamo una forzatura. Io penso che tutti quelli che stanno qui, anche quelli che stanno fuori, dovrebbero essere contenti di questa operazione ardita. Se posso dire, possono investire sul territorio e sulla sanità, esclusivamente sono vincolati esclusivamente all'applicazione dell'AIA. Se fossero investiti per salvare le 16.000 famiglie che ci sono nell'Ilva e per creare alternative economiche a questo territorio, perché sette decreti è vero che non sono non hanno ancora prodotto la soluzione, però non c'è neanche un piano B qualora l'Ilva dovesse chiudere, qualora non deciso da me né deciso dalla politica, deciso dal mercato. Ok, volevo solo dire che la pubblicità. Decretazione del governo sulla questione Ilva non è una decretazione approssimativa, è una decretazione mirata, è atta a comprimere quello che è stato il movimento, l'azione della magistratura, nel senso che il governo è dovuto intervenire volta per volta per correggere quella che è stata l'iniziativa della magistratura, perché al governo, essendo composto da persone che non vivono nel nostro territorio e quindi non capiscono l'importanza di ogni giorno vivere e respirare aria inquinata, il governo ha come unico interesse, come interesse prioritario, quella della produzione. Per cui questi decreti sono, anche se hanno fatto credere che potevano essere nati per tutelare l'ambiente, in realtà il loro obiettivo principale era quello di garantire che la fabbrica rimanesse aperta e che continuasse comunque a produrre. E lo si vede anche da quella iniziativa anticostituzionale, che è stata quella di garantire addirittura un'impunità. Lo sanno, chi glielo deve dire? No, loro lo sanno benissimo. No, loro lo sanno benissimo. Loro fanno finta di non sapere. Ma non sono proprio d'accordo. Loro lo sanno benissimo. Fanno finta di non sapere. Perché quando si garantisce con un provvedimento che è anticostituzionale l'impunità di soggetti che operano sul nostro territorio, quando non è possibile operare una deroga nell'ambito del diritto penale con un decreto legge, neanche con una legge, allora questa la dice tutta di come di quello che sia l'approccio del governo nei confronti di Taranto con riferimento alla questione ambiente. Spalluto, si dice sempre di contemperare ambiente e occupazione. E questa però, è una chiacchiera. È una chiacchiera. Però alla fine delle due l'una. Ecco, da questo punto di vista Emiliano è stato forse più
più realista di tutti, sì. Nel senso che Emiliano ha detto se la fabbrica può produrre, no? Senza rispettando l'ambiente, senza, bene, allora, altrimenti, bene, altrimenti chiuda. Allora io penso che questo sia il pensiero largamente condiviso da quelle però, che sono, da quelle però, che sono garantite, indipendentemente, scusami, dal partito. Quindi se l'autovettura inquina non la devo usare, se l'autovettura inquina perché inquina l'autovettura non la devo usare. Chi è che definisce? Non è proprio, non è proprio, non è proprio la stessa cosa. È un po' semplicistica. Non è proprio, ma non è proprio la stessa cosa. Il siderurgico serve. Non è proprio la stessa cosa. No. Però Ciracci, il centrodestra, coalizione cui lei appartiene, in tante occasioni è stata filo industriale. Penso anche in molte occasioni Pietro Lo Spinuso, già consigliere regionale, cioè, ha sempre difeso l'operato dell'Ilva e di Tempa Rossa. Guarda, su queste cose molto importanti riguardanti l'ambiente, io penso che non ci sia anche nell'ambito di ogni partito una posizione che sia condivisa da tutti, nel senso che queste problematiche sono di importanza così elevata, tali da rendere necessario che anche all'interno degli stessi partiti vi siano posizioni differenti, perché qua proprio si va ad urtare, a toccare la sensibilità, quella più profonda di ognuno di noi. Quindi un partito, per quanto possa avere una linea su questioni di questo tipo, non può mai essere una linea Io l'ho già detto, unanime. Universale. Io per esempio, il fatto di quello di cui parlavi tu è un esempio, perché lo Spinuso portava una posizione con riferimento a Tempa Rossa, lo stesso Chiarelli, che ora non è più in Forza Italia, però Chiarelli, non riesco a capire Chiarelli quando dice io sono contrario al settimo decreto salva Ilva, però per coerenza lo voto. Boh, io sarò deficiente, non l'ho capito. Il provino all'altoforno probabilmente, non ci va il figlio. Ognuno poi si assume la responsabilità delle proprie decisioni. Quello che penso è che è evidente che la situazione è sicuramente complessa, però la fabbrica, se inquina, va al di là delle norme previste, la fabbrica va chiusa. Questo è mi sembra una cosa anche elementare, anche abbastanza pacifica. E non solo, io sono preoccupato di un altro aspetto. Noi dobbiamo mettere in campo su Taranto, e quando dico noi significa tutta la città, ognuna per propria parte, ognuna con la sua quota di responsabilità, di competenze, abbiamo il dovere di mettere in campo un piano B rispetto alla fabbrica. Perché? Anche se la fabbrica non chiude perché non viene chiusa per legge, la fabbrica ha una difficoltà commerciale. E dice il mercato che la condanna. Perché? No, perché si è creata una tale situazione di crisi industriale di produzione, con gli eventi che si sono succeduti in questi anni, dovuti chiaramente a ciò che colpevolmente non si è fatto in passato, si è creata una tale situazione di difficoltà che questa azienda ha difficoltà a rimanere sul mercato. A mio avviso, dall'esterno, devo dire, perché io non conosco l'azienda dall'interno, né sono autorizzato a andare oltre, però dall'esterno io già capisco che una fabbrica che non garantisce la produzione domani avrà difficoltà ad essere finanziata dalle banche, avrà difficoltà ad acquisire le commesse dai clienti, e mi risulta che proprio la Fiat si sia tirata fuori dal suo parco clienti, avrà difficoltà a approvvigionarsi dei fornitori in un settore qual è quello del siderurgico, della produzione dell'acciaio, quando le programmazioni sia di forniture che di clientela, rispetto alla clientela, vanno preparate già forse uno o due anni prima. È chiaro che rispetto a questa situazione, una fabbrica che continuamente rischia di chiudere, si sta mettendo automaticamente fuori dal mercato. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo il dovere di mettere in campo un piano alternativo, allora, poi, di occupazione, quando di sviluppo. Però Bonelli e gli altri sostenevano il modello Pittsburgh della riconversione, non avevano poi tutti i torti. Ma guarda, io credo che sia fin troppo facile sostenere un modello. Il problema è realizzarle le cose. Cioè, il problema è troppo facile dire facciamo tutta una zona turistica. Il problema è realizzarla la zona turistica. Cioè, bisogna avere. Io non è che dico che tutto ciò che viene detto da un ambientalista è sbagliato, ma tutt'altro. C'è molto
di vero. Il problema è poi farlo, portarlo a termine questo ragionamento, perché chi porta a termine il ragionamento risolve il problema, non solo chi ne parla, okay, perché è la cosa più facile del mondo. Ok, vi dicevo prima di questi confetti, di eventi di Rosaria e Stefania Gargasole. Vi sembrerà originale, ma io amo essere originale e voglio offrire i confetti ai miei ospiti. Mancarelli, quale sceglie lei, di che colore? Azzurro. Azzurro, perché ormai sta passando a Forza Italia. No, doveva prendere quello rosso, sai, il PD si sta sbiadendo, sta diventando sempre... No, va bene così. Lei? Verde. Verde, vuole avvicinarsi a Bonelli. Spalli. La speranza. Che colori posso scegliere? Non lo so, lei è un ex socialista. Il rosa, mi ascolti. Fa anche pandamo il rosa. Faccio vedere il pantalone di Spalluto. Vede, il rosa non è un colore deciso. Siccome sono deciso nelle prende il bianco. Prendi il bianco. E lei? Io prenderei il giallo, sono i colori della Pecar. Di tutti i colori me li prendo. Ah, benissimo. Insomma. Anch'io, va. Permettete che anch'io gusti un buon confetto. Andiamo in pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Willa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vaschi, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi.
Musli, caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, l'occhio di Abate. Beh, nella foga di mangiare i confetti ho detto cornetti anziché confetti, ma penso che mi sarà perdonato, no? Forse anche la fame, l'orario che... Allora, a parte gli scherzi, Ranieri, relativamente alla questione ambiente, proprio telegraficamente. Sull'esempio della macchina, io ogni 2 anni devo portare la macchina al collaudo. Se la macchina perde fumo e i freni non funzionano, a me la macchina me la fermano. Se non la metto a posto, me la sequestrano. Questa è la risposta. Poi non ho ricevuto risposta. Però poi arriva una soldi. Legge che la dissequestra. E magari me la fanno a me, così io non pago più nessuno. E arrivederci, grazie. Non è così. Si devono rispettare le leggi, purtroppo vengono bypassate. Certo che io, magistrato, sapete cosa avrei fatto? Dopo avrei preso la toga, sarei andato a Palazzo Chigi e avrei detto: caro Renzi, governa tu la giustizia. Perché a questo punto, se io devo essere, cioè, se io devo essere completamente bloccato, imbavagliato da un decreto. Però Luigi, scusa, poi rispondo se posso. Uno, dobbiamo parlare del comune, sì, ma se no andiamo fuori tema. È stato, no, nessuno ha limitato l'azione della magistratura, anzi meritoria di Taranto. Faccia. Attenzione, attenzione. Quelli poi sequestrano, Questo decreto è un'offesa a noi lavoratori. Questo decreto è un'offesa a noi lavoratori, allora, perché se ci sono problemi di sicurezza, se noi rischiamo la vita, non può intervenire lo Stato, non siamo più sacrificabili al PIL nazionale, non lo vogliamo. Okay. Sono assolutamente d'accordo su questo aspetto, ci mancherebbe che non lo fossimo. Una legge. C'è Parliamo un dato di una legge. No, io no, la devo guarda, leggere, scusa. C'è scritta la stessa cosa se che posso, c'è scritta sul testo unico. Sì. Se leggo la legge con cui il governo del PD ha bypassato il la mia sicurezza di lavoratore, c'è sequestro, scritto che l'azienda deve mettere a disposizione tutte no, scusami, c'è già scritto sul testo unico. Il sequestro, l'articolo del sequestro utilizzato dalla magistratura è chiaro. Se in sé quella cosa è pericolosa, va fermata. Non è okay? Così, non è dello stesso parere il PD, il governo che intende. No, questo è quello, l'articolo che ha utilizzato la magistratura tarantina per sequestrare quel e non dargli la facoltà d'uso. Due erano le possibilità. Una, come mi insegni, era quella di spegnere e quindi compromettere definitivamente l'altoforno 2, e quindi andare tutto lo stabilimento a chiusura. Il ricatto, in ok, pratica. No, scusami, era così. L'altro era la facoltà del non uso, quindi non dava la facoltà d'uso, ma l'altoforno rimaneva in funzione senza che ci fosse la colata. E quindi in questo contesto nessuno avrebbe dovuto né controllare, diciamo così, la gradazione. Poi non ce la facevo, se ci ferma. Poi l'azienda ha detto con un solo no. La magistratura di Taranto ha deciso e nella sua autonomia di attivare le procedure per il sequestro senza facoltà d'uso e lo spegnimento, che è una situazione irreversibile. Ora faccio io la domanda: ma se noi dobbiamo comprendere quali sono le cause che hanno portato a quell'evento drammatico, e io auspico, io PD, io persona fisica, avvocato, auspico che la magistratura di Taranto mi dica quanto prima le modalità con cui si è potuto raggiungere quell'evento delittuoso, vergognoso, che ha fatto perdere la vita. Ad oggi la perizia, non so se è stato incaricato un perito per comprendere quali sono le cause. Ma la convalida del sequestro parla chiaro. Quello dell'azienda sì, l'ha già detto che non abbiamo rispettato la pratica operativa.
Quello della la magistratura di Taranto, in un paese, diciamo, di diritto civile, deve mettere un perito e deve farci capire le modalità con cui è avvenuto. È ovvio che l'Ilva metta il suo perito e ci racconti la sua verità. Io voglio dalla magistratura di Taranto comprendere. Non è una battaglia, scusami, chiudo. Prego. Non è una battaglia tra Ilva chiusa, chi sei tu, chi ce l'ha più lunga, scusami. Non è questa la battaglia di Taranto. E mi dispiace dirlo, vale per l'Ilva e vale per altri, perché io sono stato in mezzo per un certo periodo, che qui... uno fa una cosa e l'altro cerca di fare un'altra. Non è questo il tema. Il tema è rendere compatibile quella fabbrica, se ci può essere, altrimenti si chiude e ognuno si assume le responsabilità del caso. Non l'ho mai detto il PD questo, lo so. Il PD è più morbido, è una posizione più di Maccarella. Io voglio dire, io sono convinto che si possa essere ecocompatibile con la fabbrica. Dopodiché io sostengo, i soldi se abbiamo, come diceva, e chiudo perché mi ha fatto la domanda, dobbiamo noi abbiamo avuto delle deroghe come provincia di Taranto rispetto alle assunzioni e rispetto alle risorse che sono state messe in campo. Il 70% dei cittadini dei tamburi è stato sottoposto a screening. Ci sono dei dati già, basta vedere su ASL.it. Voglio dire, da questo punto di vista si stanno facendo passi da gigante. Tra parentesi, questo è il secondo screening che si fa. Il primo, l'8% ha partecipato dei cittadini dei tamburi. Questo non per sottolineare o voler esimere dalla responsabilità la politica, ma c'è un background precedente che vedeva nell'ambiente una situazione malamente tutti residuale. Quelli che non sono stati sottoposti a screening, come devono fare quindi? A chi si devono rivolgere? All'ASL, tutta la percentuale. Alla direzione dell'ASL, e c'è Conversano a disposizione per questo. Queste sono risorse, scusami, 8 milioni tra parentesi, con la Terra dei Fuochi sono state eliminate delle poste che erano state attribuite alla Terra dei Fuochi e date a Taranto città. Quindi voglio dire, almeno su questo non dividiamoci, quando ci sono, e io sono aperto al confronto, se c'è la necessità bisogna battere i pugni perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo in tema sanitario. Ritorniamo al tema dell'amministrazione comunale di Taranto. Abbiamo fatto questa lunga prima parte e una piccola porzione della seconda. Ritorniamo all'amministrazione comunale, ai partiti. Parliamo di nuovo Mancarelli, il PD, il ruolo del PD. Intanto Mancarelli, mi sovviene un dubbio, mi pongo una domanda. Emiliano, segretario regionale del Partito Democratico, tuttora lo è. Walter Musillo, segretario provinciale del PD. Si sono scagliati contro l'alleanza strana, amorfa, tra Forza Italia e PD in provincia. Tre esponenti accettarono le deleghe, Azzaro, Miccolis e Bitetti. Bitetti poi in campagna elettorale ha rimesso la delega. Sono rimasti in giunta in provincia Azzaro come vicepresidente e Miccolis, nonostante il veto, il NIET del segretario regionale e del segretario provinciale. Alla fine della giostra, Azzaro e Miccolis stanno lì in provincia, in un governo che, a mio avviso, è, politicamente parlando, un fritto misto, un inciuccio tra centrodestra e centrosinistra. Come mai gli organi statutari del partito non intervengono per sanzionare all'interno del partito la condotta di Miccolis e di Azzaro, che chiaramente diverge rispetto alle decisioni della segreteria regionale e provinciale? Se uno sta in un partito si deve rifare alle disposizioni della segreteria. Questo partito è anarchico? O evidentemente c'è chi politicamente copre questa condotta difforme di Azzaro e di Miccolis? Lei è vice segretario provinciale. Ma intanto c'è il deferimento agli organi di garanzia. E quanto mesi provinciali sono passati? E questo bisognerebbe chiederlo al presidente della garanzia, che è Gaetano Blè. Ah. Da questo punto di vista, però, non voglio esimermi dalla responsabilità del ruolo. Allora, oggi le province sono enti liquidati.
E Tamburrano, che si fregia dell'idea di essere un presidente di provincia, è un liquidatore. È un liquidatore. A oggi quello io lo vedo come un caronte, abbiamo... un traghettatore di morte. Il problema è che il traghettatore di morte non si porta con sé il ceto politico, come è avvenuto diciamo, con Renzi, che ha mandato via. Si porta purtroppo 260 persone che sono Isola Verde e il Paesiello. E oggi, devo dire... Questa sinergia che si era avuta per questi temi, perché è bene essere chiari, perché poi alla fine non c'è più nulla in provincia, non è che ci siano chissà quali strani accordi, nei fatti non sta nemmeno portando l'esito sperato. Perché come si diceva, se siamo uniti possiamo raggiungere l'obiettivo che portiamo in sesto con l'aiuto del governo e con Isola Verde e il Paesiello, che sono degli importanti centri di riferimento per la provincia. Ad oggi questa cosa, lo dico amaramente, non si sta realizzando. Quindi che ci stanno quindi, a fare? A questo, Azzaro, che fa fare il vicepresidente? Penso che arriverà anche il tempo di comprendere e di fare un rodaggio, insomma, di quello che sta avvenendo. Da questo punto di vista, però, voglio chiarire, non è che ci sia nulla di trascendentale. Non faccio l'elenco di Genova e di tutte le altre realtà dove c'è questo accordo, perché non si vota più, non votano più i cittadini, ma era un accordo per la liquidazione. Però, tutto quello che si vuole. Però, se la segreteria dice il cane non può stare con il cane non deve stare con il gatto. Qui invece il cane e il gatto... giocano amabilmente assieme. La garanzia Gaetano Blè, presidente della commissione di garanzia provinciale, che deve... Amico Gaetano, quando intervieni? Gaetano Blè, quando intervieni? Meglio tardi che mai. Ciracci. Devo dire che c'è anche su questo fatto della provincia una responsabilità del PD molto importante, perché se Martino Tamburrano è diventato presidente della provincia di Taranto, lo è diventato grazie ai voti dei consiglieri comunali. Scusate, lo devo interrompere. Dei consigli comunali di Taranto. Dei consigli comunali del PD. Perché inevitabilmente, no, scusami, io potrei fare i conti, no, era la scheda, era là, di quel colore, scusami. Ma ricordo io, era viola. Ma là i conti, allora, essendo un elettorato, voglio dire, ristretto, perché appunto, potevano votare solo il colore della scheda. Quindi lì, voglio dire, basta fare due conti per capire come quello che era il candidato presidente della provincia, che pure voi avevate come PD, alla fine non è stato votato dai consiglieri comunali del PD, molti meno, ed è stato votato PD, cioè Martino Tamburrano, il quale diventato presidente. Ecco, l'onorevole Pelino ha espresso giudizi molto positivi grazie proprio Tamburrano, disse anche che quasi c'era l'imbarazzo della scelta. Scusate, però, visto il livello di voto del PD. No, ma d'altro canto però che Forza Italia, d'altro canto però, il fatto che questa tra virgolette vittoria sia stata in più occasioni venduta come spacciata come la vittoria di Forza Italia alle elezioni provinciali, questa è una posizione che non mi ha mai trovato in realtà d'accordo, perché voglio dire, vincere elezioni di questo tipo grazie al voto di consiglieri comunali non facenti parte della tua appartenenza politica, ma in realtà dovrebbero stare all'opposizione di quella che è la tua, avrebbe dovuto essere la tua maggioranza di governo, non penso che si possa spacciare come una vittoria elettorale. Poi c'era la questione, voglio dire, di utilizzare quantomeno questo tra virgolette accordo atipico per mettere insieme più componenti al fine proprio di raggiungere obiettivi importanti, cosa che, come dici tu, sono d'accordo con te, bisogna prendere atto che in realtà non è così, perché le problematiche più importanti sono proprio quelle di cui tu parlavi, e ancora oggi soluzioni non ve ne sono e né se ne intravedono all'orizzonte. La questione Isola Verde e la questione Paesiello sono questioni importanti. Però Ciracci, nella scorsa... ti dico sul Paesiello, grazie anche ai consiglieri della maggioranza, su mia proposta, ma grazie al consenso dei consiglieri di maggioranza che da questo punto di vista sono stati d'accordo con me, abbiamo convocato una riunione in commissione servizi con il Paesiello, perché io penso che anche il comune di Taranto debba e possa fare qualcosa per aiutare il Paesiello, sempre se l'iniziativa, quella più importante, quella della statalizzazione, non produca risultati. Però io penso che Taranto, la cui popolazione è la metà dell'intera provincia di Taranto, e non dobbiamo dimenticare che il Paesiello è nella città di Taranto come allocazione, soprattutto nella città vecchia. Allora, se parliamo di cultura, di promozione della città vecchia, di valorizzazione delle nostre peculiarità, il fatto che si lasci morire un istituto musicale pareggiato ai conservatori, perché
vorrei ricordare che non è un semplice liceo musicale, è stato strutturato grazie anche all'impegno della Giunta Rana dell'epoca, impegno che continua come, con la presidenza del Consiglio di Amministrazione, Domenico Rana come presidente, è stato portato a livello di affinché potesse essere pareggiato ai conservatori di Stato, quindi una formazione superiore, l'assurdo, dicevo, universitaria. Ciracci, l'assurdo è che noi candidiamo Taranto a capitale italiana della cultura, ed è una cosa splendida, e poi questa capitale italiana della cultura deve perdere il paesiello. Ha visto soppresso il corso in maricoltura, corso di laurea in maricoltura, rischia pesantemente il corso in beni archeologici. Beh, signori cari, a questo punto a che gioco stiamo giocando? Cioè, voglio dire, se noi dobbiamo parlare di cultura, dobbiamo valorizzare quelle realtà esistenti. Cioè, una Taranto che rinuncia a priori a determinati corsi di laurea proprio relativi al proprio DNA, quale il mare, quale tutto il mondo culturale. Sì, però anche lì neanche si può pensare che un corso di laurea si possa reggere su 10 studenti, no? Nel senso che alla fine i corsi di laurea, perché possono avere un futuro o la possibilità di essere di medici, il numero cioè, il numero è importante come in tutte le cose, anche per quanto riguarda i corsi universitari, il numero di coloro i quali voglio dire, si iscrivono a parlando, è fondamentale, non si può tenere un corso di laurea con 8 iscritti. Sì, mi veniva, vabbè, io farei un discorso diverso, forse andrebbe meglio propagandato il valore di certi corsi affinché attecchiscano meglio sul territorio e riescano ad avere un maggiore appeal verso i ragazzi che così si iscriverebbero. Il discorso è che lo sbocco, quello occupazionale, professionale, è molto importante, e allora determinati corsi di laurea che portano, diciamo, che non danno la possibilità di uno sbocco professionale importante, Ciracci, inevitabilmente non sono molto. Ecco, Ciracci, parlando di alleanze ibride, a me mi viene in mente l'idea che anche nella scorsa consigliatura non c'era un'alleanza tra Tisei e Stefano, però c'era in certi momenti una corrispondenza d'amorosi sensi. Lei stava nel consiglio di amministrazione dell'AMIU, per carità. Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, per l'amor del cielo. Però anche lì c'era un piccolo inciucetto, o no, Ciracci? Inciucetto. Inciuccione, no? No, c'era stata questa apertura di Stefano nei confronti delle opposizioni, voleva che si partecipasse anche nello specifico, con riferimento specifico all'AMIU, alla gestione, all'amministrazione di questa azienda. E tra quelle che erano le opposizioni presenti a quell'epoca all'interno del Consiglio Comunale, poi scelse io so che a tutti i costi voleva un rappresentante del PD. Il PD perdeva tempo, ci incischiava, e Stefano disse: a Tisei ci vuoi dare un rappresentante? Sì. E Ciracci diventò papa, per così dire. Consigliere, cardinale. È vero, Ciracci? Diciamo di sì. Papa non direi. No, cardinale, nel conclave. Sì, rinunciando al Consiglio Comunale, perché dovetti comunque dimettermi. Ero stato eletto prima degli eletti di artisti legazione meridionale. Non si può avere tutto nella vita. No, dico, voglio dire, non è che... Era un merito, un giusto riconoscimento. Spalluto, parliamo di questa benedetta amministrazione comunale. Ma cosa succede in maggioranza? Il numero legale non si riesce a raggiungere. È un fatto pesante. Da cosa dipende? Cioè che i consiglieri se ne vanno a mare, che i consiglieri... Secondo me questa amministrazione comunque non cadrà mai. Perché quando anche qualcuno della maggioranza volesse fare il furbetto, volesse staccare la spina, e secondo me il PD prima o poi lo farà, c'è l'opposizione che non se ne vuole andare a casa. E quindi Stefano è destinato a rimanire. Ma io credo che il numero legale che manca più volte è un brutto sintomo. Non è un problema politico il fatto del numero legale che è mancato, cioè, o meglio, io credo che siccome nella seduta precedente si erano già dibattuti tutte le questioni più importanti. Ma non è la prima volta, non è... Sì, è vero, non è la prima volta, però siccome si erano dibattute le questioni più importanti, nella volta successiva c'è stato qualche assenza, alcuni ritardi, comunque... Alcuni giustificati
E quindi è mancato il numero legale, che non è una cosa positiva. Io però non vedo questa come il vero problema della nostra città o della nostra amministrazione. E qual è il perché purtroppo ci abbiamo altri problemi. Il problema è che abbiamo una città oggi in emergenza, abbiamo una città che vive una crisi che io non ricordo in precedenza, e che quindi i problemi sono aumentati. Questo è il vero dramma. Quando qualcuno critica il sindaco e dice il sindaco si limita a fare lettere e letterine, va a Roma, però poi alla fine i risultati a casa, cioè a parole il governo si dimostra vicino a Taranto, nei fatti queste letterine non vengono ascoltate, le visite di Stefano a Roma lasciano il tempo che trovano. Piuttosto che criticare quello che si fa, bisognerebbe provare a fare qualcosa in questa città, perché poi il problema qual è? Che gli altri fanno una cosa e dobbiamo sempre solamente demolire, non cerchiamo mai di fortificarla. E fortificare le posizioni che abbiamo. Intanto c'è un risultato, che il prossimo tavolo interministeriale per Taranto si tiene a Taranto ed è la prima volta che succede, quindi è un altro passo importante che si è avuto dopo il fatto che il presidente di regione neoeletto è venuto a fare una giornata di ascolto a Taranto. Certo, dopo, oltre a questo, dobbiamo portare avanti il resto. E questo che più mi preoccupa. Mi preoccupa un piano di sviluppo, un'idea di città che dobbiamo realizzare, che deve pensare una città che può anche emanciparsi rispetto alla grande industria, una città che deve dare risposte alla disoccupazione, ai giovani ma anche ai meno giovani, che ormai le imprese, se le aziende continuano a chiudere, io credo che questo è il dramma. Però Spaluto, non bisognerebbe forse da parte anche del sindaco, soprattutto del sindaco, battere un po' più fortemente i pugni, perché lasciamo perdere il modello del sindaco sceriffo, però un sindaco... Ma io fino adesso un sindaco che ha ottenuto di più non lo conosco. Ditemi che cosa ha ottenuto un sindaco sceriffo dal governo italiano. Cosa otteneva? Non mi ricordo che abbia mai ottenuto nulla dal governo, però se ha ottenuto qualcosa, ben venga. Scusa Alfredo, mi devi dire cosa ha ottenuto Stefano perché guarda che a Taranto non se ne è accorto nessuno di questo. Ho capito, quelli che sono i miglioramenti che Stefano ha visto, che la provocazione del giornalista capita a proposito per alimentare il dibattito. Voi con i confetti vi siete troppo addolciti. Dei miglioramenti di cui ha beneficiato questa città negli otto anni in cui ha governato il sindaco Stefano, io penso che i tarantini non se ne siano affatto accorti. Anche perché se chiediamo ai tarantini quello che pensano di questa amministrazione, di quelli che sono i risultati che ha portato a questa università, io ti posso dire che nessuno forse oggi è più assolutamente contento, non è assolutamente contento di quello che è stata l'azione amministrativa condotta in queste città negli ultimi 8 anni dal sindaco Stefano, non soltanto dal sindaco Stefano, ma non dobbiamo dimenticare che il PD è parte fondamentale. Ora parleremo di questa maggioranza. Responsabilità del PD. Senza il PD Stefano non esisterebbe. Però non è corretto. Ma il PD alla fine staccherà la spina e se ne scapperà. Farà come Schettino. A mio parere questa spina non la staccherà mai. Abbiamo capovolto. Però poi affonda. La domanda era: affonderà insieme a Stefano? Era meglio un sindaco sceriffo? Allora la risposta è: non era meglio un sindaco sceriffo, perché non ha mai ottenuto nulla dal governo. Dipende dai punti di vista. Anche Emiliano ha fatto il sindaco sceriffo avvocato Cinacci, a Bari. Lei mi consente? Ne è data la facoltà di parlare. Ho data la facoltà. Se vuole io rinuncio. Rinuncio in suo favore. Detto ciò, io dico che il problema, se i problemi fossero risolti, non saremmo a discuterli. È chiaro che non si sono risolti i problemi. Taranto in questi anni ha ottenuto una grande attenzione, sia dal governo che dalla regione. Ma se questo ci può bastare, io dico no, assolutamente. E mi fate finire. Se non ci fosse stata l'iniziativa della magistratura, la quale si è sostituita alla politica,
Taranto no, no, non avrebbe c'è. Avuto attenzione e tu dovevi quando parli di politica tu dovevi che tu dovevi e allora è appunto che eri appresso solo che non puoi tu parlare. Stai governando questa città da 8 anni no, se noi per questo da 8 anni all'opposizione di questa città ma non è vero perché tu stavi nell'Amio no, l'ha detto adesso ma certamente e, non, non e miglioramenti non ne abbiamo visti quando stavi governare questa città per quale ragione allora l'assenzione lei si sente attenzionato dal sindaco attenzionato nel senso come oggetto di delle attenzioni istituzionali. Allora, negli ultimi 20 anni destra e sinistra non hanno più fatto gli interessi della gente. Da destra a sinistra, centro compreso, qua non ci sono più rappresentanti della gente o rappresentanti dei lavoratori, ci sono rappresentanti di partito e rappresentanti sindacali, per come la vedo io. Meglio Grillo allora? Io non lo so se Grillo, il Movimento 5 Stelle sta nelle piazze, viene dalla gente, si abbassa lo stipendio, ci sono tante cose che sono... Da considerare. Cioè, fa le assemblee di piazza aperte in mezzo alla gente. Io adesso non è che devo valorizzare il Movimento 5 Stelle, mi interessa poco. A me quello che interessa è che questa è una città al tappeto completamente. Ma cosa dovrebbe fare Stefano? Noi diamo la Stefano croce se dovrebbe andare. Stefano dovrebbe dare le dimissioni. Dice, vabbè, ma in questa perché situazione Stefano, non è che può fare Stefano bilancio, è no? Un indagato in ambiente svenduto, è stato rinviato a giudizio in ambiente svenduto. C'è una richiesta per la presunzione di indagato se ne dovrebbe andare. L'ha detto lui o sbaglio? No, me lo ricordo io. Io non la penso così. Io credo che un sindaco non può andare dai cittadini dei tamburi e dire io sono con voi e poi andare dai lavoratori e dire io sono con voi o sei da una parte o sei da un'altra. Cioè, un sindaco deve andare a battere i pugni sul tavolo. Di tavoli qua a Taranto ne abbiamo fatte tante, che potremmo aprire un mobilificio. Così ci farebbe da sponsor. Tavoli, visto che ancora mobilificio non ci fanno da soldi, sponsor. Servono i finanziamenti che devono arrivare in questa città e che non arrivano. Cioè abbiamo l'isola antica di Taranto. Che ma mo c'è l'isola che vogliamo. Sta crollando a Taranto Vecchia. C'è l'isola. Per esempio, e anche quella è finanziata. Posso? Anche quella è finanziata. Però, no, perché il PD, se no in contumacia. Il PD però... Allora, no, scusami, però butta la pietra chiarire. E nasconde la mano. No, voglio attacca chiarire. Attacca Stefano, lo punzecchia, ma sta in maggioranza. No, noi facciamo il pungolo. Bisogna decidere se si è carne o pesce. Noi facciamo il giusto pungolo per un'amministrazione che deve e ha il peso di una situazione drammatica che abbiamo descritto qui. Però, ma staccherete la spina, però, Stefano? No. Per ora? No. No. No, punto. Voglio essere anche chiaro. Noi facciamo, siamo abituati a camminare, quindi non ci voltiamo... minimamente dietro per vedere quello che abbiamo fatto, che è sempre poco, ma il cammino c'è. Faccio un esempio, si parlava della città vecchia, c'è tanto da fare, ma sta crollando pezzi, vergognosamente un attimo, ogni giorno. E fatemi completare, prego. Noi abbiamo un pezzo, io insomma sono più giovane di voi, mi posso permettere, no, no o no, no? Quanti anni ha 40 ancora 40. Da fare, quindi oggi l'insediamento dell'università e la riqualificazione che è avvenuta grazie al trasferimento lì della facoltà di giurisprudenza ha creato un pezzo di città riconquistato alla legalità, riconquistato a un pensiero diverso, sì o no? Non credo che nelle altre città nel giro di 3 anni abbiano con la bacchetta magica trasformato quella cosa. Ci sono dei problemi. No, l'accordo è provincia, comune e università, no, perché altrimenti non mettiamo mai i puntini su lei. È un accordo che nasce con la Giunta Rana. Sì, anche con la Giunta Rana e Di Bello nasce il Palazzo degli Uffici. Poi, se ti faccio vedere le carte, forse ho sbagliato ad andare in procura. Facciamola così, perché ad oggi non se ne raccapezza nulla per il disastro che quel project financing aveva e tutto il resto. E chi ha deciso di continuare a portarlo avanti? No, chi ha deciso l'abbiamo epurato di tutti i disastri. Dopodiché abbiamo avuto la sfortuna di incappare su un'azienda. A mio parere, scusami se ti interrompo, però, quello era il palazzo adatto per realizzare quello che è il progetto che partiva addirittura dal sindaco Mario Guadagnolo dell'architetto Canella che prevedeva all'interno poi portato avanti dalla Giunta Cito che prevedeva all'interno del Palazzo degli Uffici la realizzazione di un teatro che fosse teatro vero, perché questa città poi non ci dobbiamo dimenticare che manca anche di teatri. È sbagliato perché la sovrintendenza non ti consentirebbe mai di svuotare un palazzo per fare stiamo andando avanti. Si diceva dei tanti tavoli, giustissimo, hanno rotto le scatole, rompiamo anche tutti sti tavoli. C'è un dato però, il piano B.
Matteo Renzi interviene nell'ultimo decreto e dà due gambe, un decreto nuovo, dà due gambe. Una dice, ragazzi, l'Ilva, dobbiamo cercare di prendere quelle risorse. Io penso che nessuno deve essere contrario all'idea di prendere quelle risorse e di farle applicare per fare l'AIA. Dopodiché non è vero. Non è vero che tutto sta funzionando e tutto non sta funzionando. Perché non sì, le cocherie non stanno funzionando. Dei tarantini, voi? Sì, allora vengo. Entrate dentro lo stabilimento, ma non fate il viaggio al plastico organizzato dall'azienda che vi puliscono la strada. E lo facciamo fare noi un bel giro. Quante cocherie vediamo. Funzionano oggi, scusami? Quante cocherie stanno funzionando per l'AIA? Non ne stanno funzionando nemmeno la metà. Le cocherie sono le responsabili del benzapirene. Vogliamo andare avanti? Gli altifoni, perché tutti gli altifoni non vanno in ma funzione? Ma avete un'idea di quanti perché... soldi ci vogliono per metterlo a posto? Scusami, parte? I nastri trasportatori, i primi 31 siamo partiti chilometri con 8 sono miliardi. Stati fatti. Siamo non partiti ha... con scusami, 53%. Io non so chi ti dice di questa storia dei 31 miliardi, l'ha detto, comunque, scusami, ehi, la Valenzano. Io non l'ho chiamata a lei. No, ehi no. Beh, va bene. Scusami. Lei. Non ho detto lei. È un tono amichevole, non la prenda male, Ranieri. Assolutamente. Il punto è uno, gli 8 miliardi che dici, perché qui non è che possiamo giocare sempre. Gli 8 sulla pelle miliardi, della persona, bravo, bravo, sulla pelle e sul qualunquismo. Gli 8 miliardi sono stati cassati dalla Suprema Corte, che ha sostenuto che quel provvedimento era abnorme. Se ci piace la magistratura, ci piace sia in un senso che nell'altro. Ci ha raccontato che chi era andato a sequestrare ha sbagliato. Sono 8 miliardi. Sono 2 miliardi e qualcosa. Dopodiché, se noi apprendiamo quei soldi forse non è chiaro. Intanto abbiamo avuto un ulteriore prestito di 500 milioni. Se non lo paga l'azienda, chi lo deve pagare poi quel prestito? No, non stare a preoccuparti, perché noi non possiamo. Io mi preoccupo non è assolutamente. Perché fino come ad oggi, sono garantiti i commissari e le banche. Sono non assolutamente d'accordo che dobbiamo chiudere senza un piano B. Non sto dicendo, a dicembre lo sto dicendo Renzi, lei questo. A dicembre Renzi apre un'altra gamba e dice, inserisce un'altra gamba e dice c'è il CIS, quello di cui parlava Spalluto, si farà la riunione dopo aver fatto le prime riunioni propedeutiche, si farà la prima riunione a Taranto e il comune e tutti gli enti locali devono preparare una proposta mettendoci insieme il museo, implementando l'offerta culturale della città, quella turistica. Ad oggi non è che i progetti escono dal cielo. Cioè, ma i turisti devono venire a Taranto sapendo che la città è inquinata, non ci sono servizi per accogliere. Perché il Castello Aragonese è il secondo sito di Puglia visitato, non lo sanno che c'è l'Ilva? Non lo sanno che c'è il secondo mi dispiace, infatti, ma se qui stiamo a demolire la nostra città, io non ci sto. Io non voglio perché demolire questo la mia gioco città. Che l'Ilva sia la madre di tutte le nefandezze, ecco, sì, insomma, vabbè, non si può negare. L'Ilva, io l'ho detto, è il cancro dei cancri. L'Ilva, Taranto, è il cancro dei cancri. Lei che conosce bene il latino. La virtù si trova nel mezzo. Virtus in medio stato. Gliel'ho fatto dire. Una chiusura programmata ci vuole dello stabilimento, tenendo presente tutti i lavoratori che ci sono dentro, che non ce li dobbiamo mai dimenticare. E questo è il punto vero. Non c'è una strada. Ferro vecchio che non potrà essere mai ambientalizzato. Gli studi lo dicono, se le leggesse le carte, che quella fabbrica, anche ambientalizzata, continuerà a produrre malattie. L'avete letto le carte di chi è in grado di fare le perizie, giusto? Ma dipende, guarda, no, scusa, non dipende, dipende perché se l'ARPA dice quello che allora, ci vogliamo sentire dire, se prendiamo miliardo... gli studi dell'ARPA. Io, guarda, io vi seguo. Guardi che fra poco ci sarà un altro decreto del governo, perché ad agosto l'ARPA deve andare a visionare i lavori che sono stati fatti per dare l'ISPRA. La deriva. Sì, perché l'ARPA ha già fatto la sua relazione, ha già detto i nastri sono coperti al 53%, non dappertutto. L'alto forno 3 che doveva essere demolito non è stato demolito, lo sapete questo. E le cappe mobili al GRF che dovevano essere fatte non sono state fatte. Quindi i 30 giorni che hanno dato di tempo è perché poi riparte l'alto forno 1, è solo questo. È un lascia passare, ad andare avanti. Quindi sulle nostre secondo vite. Te non si sta facendo nulla? Assolutamente, si sta facendo poco e niente, anzi... Se fosse un'azienda che sta investendo effettivamente soldi per risanare, dovrebbe essere piena di gente, piena di ditte che lavorano. Okay. Invece non è così. Bene così. Quindi, c'è una desolazione. Scusami, chiudo. No, chiudo solamente chiedendo a lui perché io non ci vengo alla fabbrica. Io però ho visto farebbe che... bene ad andarci. Scusami, no, ci vado, non ti preoccupare. Sfortunatamente. Però le fanno fare un percorso guidato. No, assolutamente. Quindi non l'atto so forno perché. Riparte il 31. Sì, ma io vorrei capire perché allora, perché mi sto sognando io.
una miriade e centinaia di aziende al momento della procedura di avvio fallimentare, mettiamola così, ma non è, per la procedura che ha visto poi la costruzione, che adesso vedrà a settembre la costruzione della New Co, ha visto centinaia di piccoli imprenditori tarantini che hanno scioperato e hanno fatto perdere la commessa della Fiat in quel periodo in cui non avevano più i soldi, e la maggior parte di quelli, voglio rassicurarti, erano ditte che stavano facendo i lavori di ammodernamento però ecco, prima di andare in pubblicità, intanto stanno facendo i lavori, perché non penso che erano persone in carne ed ossa. Prima di andare in pubblicità io dico una cosa: al di là delle misure più o meno fantoccio che si stanno prendendo per ambientalizzare, c'è un fatto, che c'è la sicurezza che viene meno all'interno dello stabilimento. No, non è vero. E la morte di Alessandro Moricella, con le ragioni che ha detto, che ha esposto nella convalida del sequestro il GIP Rosati, sono quelle che sono, dice, mancavano determinate misure di sicurezza. Oggi possiamo aspettare l'esito di questo processo per capire di chi è la responsabilità? Dobbiamo aspettare un altro momento per capire un altro reparto. Per rispetto di chi è morto. Gli impianti stanno crollando a pezzi, glielo posso assicurare. Per rispetto di chi è morto. Aspettiamo, ma dobbiamo evitare che altri ne muoiano, no? No, vediamo che cosa è accaduto lì. Perché se aspettiamo, Anche la cabina che è caduta, anche l'altro lavoratore che è stato schiacciato dal treno. No, assolutamente, guarda. No, bene, no, andiamo in pubblicità. Qualche secondo di sosta. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Willa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Porto Turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Io
Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto, telefono 099 779 8537. Empire, bar pasticceria, via Mazzini 187 Taranto, messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignone, torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Terza parte di Polifemo, l'occhio di Abate. Riprendiamo da Spalluto. Taranto, la terra, l'area ionica, la terra delle incompiute. Penso al porto, al di là delle pastoie burocratiche, le polemiche nei confronti del commissario Prete, tutta questa vicissitudine, questa miriade di contenziosi, sta di fatto che il porto non decolla. Ma sono ripartiti che, adesso, stanno ripartendo. Sì, però abbiamo visto la situazione di TCT, per non parlare poi del Distripark, che ricordo, quando parliamo di Distripark intendiamo l'area retroportuale, l'area nella quale nel gran libro delle favole doveva avvenire non solo la movimentazione delle merci, ma la manipolazione delle merci, non più il semplice carico-scarico, il transshipment per capirci, ma la manipolazione, quindi creare economia. Nulla di tutto questo, il Distripark è ridotto letteralmente a un campo di patate. Allora, se noi consideriamo il porto che doveva essere il volano dell'economia ionica, e questo porto è di fatto, non voglio dire morto, ma in coma, beh, Spalluto, su cosa dobbiamo puntare? Beh, hai messo il dito nella piaga. Ora sento dire che arriva la delegazione olandese, benvenga, ma benvenga la collaborazione degli olandesi, ma non so con chi dovrebbero collaborare gli olandesi, con una realtà che così è astratta. Beh, il vero problema è questo, che Taranto vive un momento di crisi economica senza precedenti. Cioè, oggi noi abbiamo, hai enumerato anche tu, la grande difficoltà, la Taranto Container Terminal che ha chiuso, il Teleperformance che è un'azienda a rischio, l'Ilva è sicuramente un'azienda non solo a rischio, poi, ma penso di Vestas, più, io credo che non abbia futuro. Isola Verde, e chi più ne io credo che l'Ilva in questo momento non ha futuro, perché per le ragioni che ci siamo detti. Noi ci abbiamo però in questa città, dobbiamo pur avviare un rilancio di questa cosa, dobbiamo anche trovare gli strumenti, dobbiamo trovare un'idea di futuro, dobbiamo ripartire da quello che è la valorizzazione della cultura, della nostra della possibilità. Abbiamo però una cosa che c'è, l'aeroporto, ed è negato ai voli civili. Rientra ai voli passeggeri. E mi perdoni, Spalluto, il consigliere Mazzarano, per esempio, ma sono d'accordo, si glorificava il discorso, la destinazione industrialista dell'aeroporto, quindi il discorso dei droni, il discorso del cargo. Ma quale cargo? Come Ryanair? No, a mio avviso non ci basta, noi dobbiamo avere l'aeroporto con i voli come civili. Ryanair, che viene ben foraggiata da aeroporti di Puglia, facciamo partire dei voli l'aeroporto con i voli civili, da che comunque è una cosa importante, che comunque non basta sicuramente rispetto alle problematiche di sviluppo economico che conosciamo, però a noi non ci basta, noi vogliamo i voli civili.
Io ora confido che Emiliano, la giunta regionale, i nuovi eletti, ha preso degli impegni, Emiliano. Sicuramente, io mi aspetto che chi è stato eletto si impegni in questo senso. Devo dire che rispetto ai problemi però bisogna assumersi le responsabilità. Tra le critiche che posso fare, che Emiliano ha dato la delega di assessore all'ambiente al Movimento 5 Stelle. Questi non hanno avuto il coraggio prendere il toro per le corna e di fare, perché la verità è, caro Abbate, che è più facile parlare che fare. Quando hai la responsabilità nelle piazze dove non hai contraddittorio, dove non hai conseguenze. Neanche qua c'è contraddittorio. Io non sono dei 5 Stelle, non posso rispondere. Se ci fosse qualcuno dei 5 Stelle, probabilmente risponderei. Io per correttezza, io ho invitato i 5 Stelle. Come l'hai tirato fuori tu, 5 Stelle? No, mi è stato domandato dai 5 Stelle. Allora io ho detto 5 Stelle. Su come la penso. Esatto, io sto completando come la penso io. Però sul porto volevo fare qualche domanda io. Che se avessero avuto coraggio e capacità, dovevano prendere l'assessorato all'ambiente e fare qualcosa. Se un'amministrazione di centrodestra e fare qualcosa, perché poi non hanno fatto mai niente. Spalluto, è facile parlare. Spalluto, se una allora non sono molto d'accordo. Un attimo solo. C'è una maggioranza politica. Io non posso rinnegare la mia origine. Cioè, se lei è un uomo di centrosinistra, se domani mattina il governo di centrodestra le desse un incarico da assessore, lei cosa farebbe? Lo accetterebbe? No. Lo stesso hanno fatto i 5 Stelle. Dipende i termini politici con cui si fa, perché se c'è la possibilità di risolvere un se c'è la possibilità di risolvere un problema drammatico, qual è l'Ilva? Se qualcuno ha la capacità, le idee chiare, la volontà, la porta avanti. Dopodiché, se il presidente Emiliano non dovesse, io non ci credo, dare la possibilità di risolverlo, tu lo motivi. Okay. Ma la verità è che non ci sono né le capacità e né la volontà di fare sul serio le cose. C'è solo la facilità di denunciare tutto e il contrario di tutto. Ciraci, prego, sentire rispetto a quello che ha detto Spalluto, non per difendere il Movimento 5 Stelle, voglio dire... Da cui siete lontani. Ideologicamente, guarda, Ciraci, non è che la vediamo pentastellata. No, non è quello. Ma forse, non si sa mai. Ma forse neanche mi vorrebbero. Nel senso che non è un problema che mi pongo, non è questa la questione. Comunque si difendono benissimo. Altronde, cito, è un 5 Stelle dentro. Si difendono benissimo. Originaria si difendono come benissimo, spirito benissimo, alternativo. Si difendono benissimo da solo. Però che io la vedo. Il Movimento 5 Stelle da questo. Forza trasversale in quel senso. Io la vedo come una provocazione quella di Emiliano. Emiliano sapeva benissimo che i 5 Stelle non avrebbero mai accettato. Gli ha notificato pure la delega. Mai accettato questa proposta. Cioè, si sono trovati a casa il messo notificatore. C'è da dire che Emiliano ha vinto le elezioni e neanche è giusto che scarichi una parte di responsabilità, di quella che è la sua responsabilità di governo, su altri partiti che di questa maggioranza non fanno parte. Ma Emiliano, ripeto, voleva azzerare l'opposizione. Ma non è che quelli dei 5 Stelle sono stupidi, nel senso che anche loro hanno scontato un po' di improvvisazione, un po' di inesperienza, ma anche loro adesso si stanno strutturando e si vede bene, hanno cambiato anche strategia, si vede che adesso partecipano molto di più rispetto a prima, si fanno sentire, li vediamo e dobbiamo anche dire che in molti casi apprezzo molti di loro, perché vedo che vedo in loro una buona fede e una buona volontà che in molti altri soggetti politici, in senso tradizionale del termine, non vedo più. E quindi da questo punto di vista mi sento di difenderli. Emiliano ha vinto le elezioni, si deve assumere in toto la responsabilità di guidare la regione per i prossimi 5 anni e quindi dovrà essere lui a dare le risposte alla regione, a Taranto per quello che ci riguarda, sulla questione che riguarda l'ambiente, che deve gestire, io penso, in prima persona, questo è molto importante, o anche avrebbe potuto, proprio per questo slancio che ha nei confronti della città di Taranto, invece di dare l'assessorato al turismo a Taranto, che comunque è un assessorato ottimo, avrebbe potuto anche dare l'assessorato all'ambiente a questa città, visto che è quella che più di ogni doveva altro essere, ha sofferto la questione ambientale. Doveva esserci l'assessorato al lavoro, poi è saltata la questione. Ma io penso che l'assessorato all'ambiente avrebbe, come dire, sarebbe anche stato se io quello sono, più appropriato. Sono di ma al di là di questo, io avrei fatto un governo tecnico, nel senso di mettere specificamente ogni singola professionalità. Sì, ma la legge non lo consentiva. Non te lo consente. La legge regionale ti consentiva di mettere a meno? No. Prego. Allora, Mancarelli e poi... No. Anche perché poi le devo fare alcune domande sui liberi e pensanti che mi interessano. Mancarelli, stava dicendo. Il voleva dire.
No, il porto di Taranto oggi, insomma, possiamo chiamarla come un'occasione sprecata, non lo so. Certo è che oggi, se non voglio stuzzicare l'amico... Lo stuzzichi. Certo è che oggi si mantiene con l'Ilva e con, purtroppo, esclusivamente. Sì. Nei fatti, faccio la provocazione per dire, il punto... esiziale, l'errore drammatico di Taranto è stata quella di attribuire a TCT l'esclusiva ventennale, insomma, delle banchine. Il combinato disposto poi di questo e quindi la decisione di Evergreen e Hutchinson di andare sul Pireo perché sconta dei costi inferiori di manodopera, una logistica maggiore e quant'altro, ha fatto il resto. Oggi noi ci ritroviamo con questa situazione dove c'è una competizione straordinaria con i porti della Spagna. Noi che dovevamo garantire, perché bene chiarirci, la burocrazia, questa non è la politica, è la burocrazia che ha bloccato una serie di lavori che dovevano già essere terminati. Quindi non è questione che i soldi non ci sono a Taranto. I soldi ci sono, le poste arrivano e se ne vanno. Però, perché non vengono spese. È sempre la stessa musica. Arrivo al dunque, no. Se io prendo i giornali di 10 anni fa, la svolta per Taranto dal porto la svolta per Taranto. Luigi, mi permetto di dire, oggi, rimettere Luigi, sul mercato i giornali presenti nell'ottica. Si era cercato di centrare il problema, no? Abbiamo dato dei poteri non straordinari a un commissario che poi è il presidente dell'autorità portuale, che coincide con la stessa figura, senza dargli però dei poteri straordinari. All'interno del porto, se uno deve fare il dragaggio, deve andare in provincia, deve andare in regione, deve andare in comune, e c'è una serie di lungaggini. Il punto è questo: se noi dobbiamo garantire chi fa che cosa in quanto tempo, e la pubblica amministrazione non lo fa. Questo è il grave gap che oggi noi scontiamo tra l'Italia, la Spagna e altre realtà che hanno capito che il Mediterraneo diventa centrale oggi, al di là del tema degli immigrati. E vabbè, oggi no, con lo stretto di Suez diventa realmente il punto, perché dalla zona orientale vengono tutti da noi. Con la dorsale adriatica, e qui abbiamo l'illuminato Franceschini che ha rappresentato anche l'esigenza di un'alta velocità su questa dorsale, ci dà vedremo la possibilità. Quando si realizzerà però. Sì, insomma, perché... noi intanto, guarda, io ribadisco un dato, noi dimentichiamo però com'erano le cose 10 anni fa, e non è vero che non abbiamo mai fatto passi in avanti. È cambiato qualcosa da 10 anni. Beh, insomma, io ho fatto l'esempio, l'occupazione è peggiorata. Io ho fatto non solo, l'esempio l'ambiente del, è peggiorato. Del costo. Cioè abbiamo le banchine sotto sequestro dal 2009 con facoltà d'uso. Le banchine che c'è all'Ilva in mano sono sotto sequestro con facoltà d'uso. E l'inverno, quando piove, ci allaghiamo per centinaia e centinaia di metri. Acqua, alta, 40 centimetri. Diciamo le stesse cose. E noi ci lavoriamo dentro. Diciamo le stesse cose. Cioè, lui pone una questione giusta. Il problema è questo. Se c'è il porto, non è di Taranto innanzitutto, è gestito dall'Ilva e dalla Marina Militare. Taranto ha poco niente del porto. Non solo, è stato gestito dalla Cement per tanti anni, e chi l'ha spremuto come un limone, l'ha devastato. Quando se ne va non paga il dazio, non paga il conto, non paga bene, per quello bene. Che ha fatto. Ora una... sei vasche della TCT, sei vasche di fanghi, di dragaggio che sono là, perché non sono state fatte svuotare da TCT e adesso si profila di spendere 2.250.000 euro di soldi pubblici per farne altre due? Bene, un attimo solo, abbiamo un ultimo obbligo pubblicitario. Al rientro abbiamo 5, massimo 10 minuti per il rush finale, almeno la pubblicità esiste. Sperando che Renzi e il governo non ce la cassino per decreto, ormai accade di tutto. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi,
autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Porto Turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099 779 8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da asporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Bene, rieccoci in studio, rush finale di Polifemo, l'occhio di Abate, 2 minuti a testa perché sennò sforiamo con la pubblicità e poi Renzi potrebbe punirci con un decreto e toglierci la pubblicità. Scherzo naturalmente, ma non so fino a che punto. E allora, Spallutto, il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno? Ma il bicchiere... O è proprio vacante? No, il bicchiere è mezzo vuoto. È chiaro che siamo... L'abbiamo detto. Come cioè, dice Siracci? Ah, diciamo la troppo disfattismo. C'è bisogno di costruire una città migliore. Su questo siamo tutti d'accordo, io la penso così. C'è bisogno di un intervento straordinario per Taranto. C'è bisogno
di rimboccarci tutte le maniche a questo, in questo senso. Ecco, l'area ionica per far rilanciare Taranto c'è bisogno di farla strategicamente, di portare avanti le opere infrastrutturali. Anche noi abbiamo bisogno della Bradanico, di portare a termine la Bradanico Salentina, di far ripartire l'aeroporto, di far funzionare il porto, quindi significa trovare un'alternativa alla TCT, di legarci con la Basilicata, con gli sviluppi culturali che avrà adesso Matera. Abbiamo bisogno di collegarci in questo senso. Taranto deve uscire dal suo isolamento, ed è un isolamento anche strutturale, anche culturale. Cambiando argomento. Soprattutto ha bisogno del contributo di tutti, al di là delle appartenenze politiche, no? E al di là del fatto che alcuni di noi stiano in consiglio comunale piuttosto che in consiglio provinciale e in consiglio regionale. Sicuramente c'è bisogno, per realizzare questi obiettivi, che sono obiettivi ambiziosi, del contributo di tutte le forze politiche, del contributo non soltanto delle forze politiche, ma di queste forze non politiche, nel senso stretto del termine, trasversali, ecco. Quali possono essere i comitati, come quello rappresentato oggi da Aldo Ranieri, i movimenti, le liste civiche, eccetera, contributo veramente di tutti per il raggiungimento di un obiettivo che è sicuramente comune e molto ambizioso, per cui senza la buona fede, la buona volontà di tutti è difficile che si possa realizzare. Ma Carelli, tornando un po' al PD, perché mi stuzzica il discorso del PD, ma lei rimarrà ancora segretario provinciale? Perché c'è stato un momento in cui sembrava che per lei la segreteria e qualcuno che conta avesse decretato il De Profundis. Scusa, uno che è del PD che se ne va dal PD, dove va? Dove va? Nella cosa creata da Landini. Ma no, beh, mi guarderei bene. È difficile trovare. Mi guarderei lei bene. Lei viene dalla sinistra giovanile, no? Assolutamente sì, ma questo non vuol dire. Le ho detto, cioè, chissà no, che assolutamente. Cosa. Sono assolutamente contrario per a questa esempio, scelta. Nino Cotugno che si è andato non, dal PD. Non mi innamoro dei Tsipras, l'ultima generazione, che insomma fanno due ma il PD ora sembra una democrazia di disastri. Non è che alla fine abbia fatto una gran bella figura. Però pensi un po', allora Renzi che cancella l'articolo 18, ma io dico, chi ha speso la vita per la difesa dei lavoratori non salta dalla tomba? No, se noi ritorniamo a parlare, ci mettiamo in connessione con i lavoratori che stanno a progetto, che non hanno il tempo indeterminato più e adesso cominciano ad avere finalmente il più con il tempo indeterminato. Sì, ma con Jobs Act, se voi non avete lo sbatti queste persone, ma veramente non conoscete proprio il mondo del lavoro, voi non sapete proprio di cosa parlare. Forse io so che fai tu, non sai che faccio io quindi, non so se lei sa le condizioni di lavoro di chi ha un contratto a termine. Probabilmente no, non forse non sono stato chiaro. Con il Jobs Act i contratti a tempo indeterminato sono aumentati. Che possiamo essere simpatici o meno a Renzi, è un dato di fatto. E i gufi, perché qua di questo si tratta, giustamente, è questo il dato. Stanno a sentenziare che l'articolo 18 sarebbe venuto giù il mondo. Taranto fa parte dell'Italia. Assolutamente. E i benefici sì. del Jobs Act, com'è che non si vedono a Taranto? Ma io non so i dati microeconomici di Taranto, posso Taranto dire che a livello nazionale regredisce in quanto a occupazione. Finisco almeno dicendo una cosa, se posso, Luigi. Prego. Questi mesi saranno mesi straordinariamente importanti per il futuro di questa città, di questa provincia. Uno, a fine mese ci sarà il ministro Pinotti che verrà anche a chiarire l'investimento che farà la Marina per l'arsenale e per l'attività che riguarda questo. Si insedierà il tavolo istituzionale che è un decreto della Repubblica ha voluto sì. Ho paura quando sento parlare di decreti. Beh, insomma, però intanto mi terrorizzano c'è, i e decreti. Noi dobbiamo offrire, non dobbiamo chiedere soldi come facciamo di solito, dobbiamo offrire una prospettiva, un piano B e soldi. Le amministrazioni. Beh, insomma, noi stiamo dicendo che ci mancano i soldi. In realtà i soldi ci sono tanti e non riusciamo a spenderli. Perché la questione del porto, e concludo, è paradigmatica di quello che sta avvenendo. Che i soldi sono là, non li riusciamo a spendere, e che intanto TCT dice saluti e baci, io vado al Pireo e voi continuate senza a vedere quella con le lungaggini. Okay. Io non sono per quelli, scusami, che fanno il tifo perché si chiuda lì e poi vediamo. No, dobbiamo sapere che questa è Taranto con tutti i suoi pregi e difetti e dobbiamo cercare di trasformarla lentamente. Guardi che io lavoro all'Ilva, io non mi sono mai dimenticato di essere un lavoratore dell'Ilva, in qualsiasi cosa abbiamo fatto non ci siamo mai dimenticati di essere lavoratori dell'Ilva. E non dicevo questo. Però chiudiamo lì, non è così facile la cosa.
bisogna anche avere l'idea di come si fa poi per salvare le famiglie che stanno. Però Aldo, no, scusami, non è una provocazione, però Aldo, se il governo cerca di mettere mani al 1,5 miliardi e abbiamo i lavoratori o i liberi pensanti che sono contrari, non so se piangere o ridere di questa cosa. Okay. Con 1,5 miliardi se non si salva Taranto. Assolutamente no, guarda. No. Allora, un'ultima domanda, due domande al investire sul territorio nostro, non si permette, non possiamo fare questo, perché non già stiamo facendo ricorso, scusami, la Suprema Corte ha stabilito una cosa chiara, che quel provvedimento ci sta se è funzionale a migliorare la qualità ambientale di quello stabilimento. Se non si può fare quello e li dobbiamo dare ai tarantini, quei soldi non li possiamo usare. Okay. Allora io preferisco usare i soldi dei Riva per mettere mano a quello che dicevi tu. Quindi, TCT, le vasche di colmate, non le vuole pulire, mi dici. Quindi io dico, vado dai Riva, gli prendo il 1,5 miliardi e passa e glieli faccio utilizzare per riaggiustare il ferro vecchio. Okay. Vediamo che non sia vecchio. Ranieri, due domande al volo con altrettante risposte telegrafiche. I liberi e pensanti cosa faranno? Creeranno una realtà politica? Si presenteranno alle prossime comunali? Prima domanda. E seconda domanda. Spesso assistiamo ad una litigiosità anche con altre forze, con altre realtà associative della società civile, del mondo ambientalista, del territorio. Ma non sarebbe forse opportuno sedersi a tavolino, anche scornarsi, tra virgolette, nel senso positivo del termine, ma creare un'unica realtà da contrapporre alla partitocrazia tradizionale? Quindi, prima domanda, cosa farete? Ci sarà una lista? Allora, rispetto a come siamo partiti, credevamo molto nella lotta dal basso, nella partecipazione della gente. La gente è un po' delega e menefreghista. Noi stiamo parlando, però nel momento in cui saremo pronti o avremo le idee chiare, con i 5 non Stelle ci siamo mai. No, non, adesso non ti posso dire niente perché noi funzioniamo che chi vivrà vedrà. Benissimo, certo. Però secondo me sì, una mia. Anche io ho avuto la palla di cristallo, prima ce l'avevo cito, mo l'avrò fregata da via aereo. E poi intenzioni pericolose. Ecco, e poi cristallo si rompe. Hanno cercato di rompermi un po' di fiume, ma non ci sono riusciti. Siamo di nuovo qua alla faccia di qualcuno che le conosce. Questo colgo l'occasione per farvi complimenti. È la testardaggine a continuare che vi fa onore. Sono spazi autogestiti acquistati dal sottoscritto che vengono autofinanziati. Qui si può dire quello che si vuole liberamente, né testimone Ranieri, perché da altre parti si dice: noi vi inviteremmo liberi e pensanti, però se venite voi gli altri non vengono e voi non vi invece noi abbiamo dimostrato che veniamo. Certamente. Perché tu mi avevi detto che c'era Ranieri, devo dire che Spalluto ha detto chiama chi vuole. Autogestito è lo spazio, sì. E se fanno la pulizia su marciapiedi di fuori non è che il comune dice che ti ha aiutato a fare la trasmissione, no? No. Perché fra poco pubblicheremo il bilancio del 1° maggio e poi l'SDS ci dirà che aiuto ci ha dato a noi. Noi siccome non abbiamo ricevuto, un comunicato stampa in cui dice che noi abbiamo supportato il 1° maggio, invece non è assolutamente vero. No, qui completamente. Non ci sono... Hanno pulito il parco è qui una cosa della città. È tutto autofinanziato. Abbiamo portato 200.000 persone che hanno speso. E sa qual è il bello? Ma non è un problema questo. Che nessuno domani mattina sabato mi potrà dire, domani ne parlo col tuo editore, com'è bella la libertà. Infatti. Seconda domanda, dicevamo, mi ha fatto perdere il filo perché ci sono gli amici della regia che mi dicono stringi. E seconda domanda, mi fa lei da supporto conduttore? Sì. Avevi detto unitevi forse, ecco, dicevo. Quella è una volontà politica. Faccia rispondere Ranieri. Una cosa è l'espressione dal basso. Ranieri, cos'è una cosa è la strategia politica che appartiene ai partiti. Le polemiche, certe uscite. Ci sono alcuni personaggi con i quali non ci possiamo legare sicuramente. Perché sono completamente diversi dal nostro modo di vedere le cose. Però con il mondo dell'associazionismo noi siamo sempre aperti con tutto, noi parliamo con tutti, lo abbiamo dimostrato, non abbiamo certo. Problemi di confrontarci allora, con nessuno. Quando saremo pronti e se saremo pronti lo diremo alla città, sicuramente. Candidato sindaco? No, ancora non sappiamo neanche... Vabbè. Io penso bene. Che se ci si confronta... Si trovano anche soluzioni. Bene, una bella puntata. Siamo partiti dall'Ilva, dalla questione ambientale, le responsabilità dell'amministrazione comunale, le vie di uscita per Taranto. Andiamo a ringraziare l'avvocato Giampiero Mancarelli, vice segretario
provinciale del PD, finora vice segretario provinciale. Arrivederci, sì, grazie. Con stasera diciamo abbiamo allungato la vita politica, ecco. Grazie a Luigi Abate. Pelillo la vuol mantenere il vice segretario? Ma non deve chiedere a me, a deve Pelillo. Chiedere a Pelillo. Ma sa che non ci parliamo molto. Vabbè, faremo in modo di farvi parlare. Ma. Se può servire alla città. Ma. A me non serve. Cosimo... No, io ho detto alla città, ah, non ecco. A Luigi Abate, attenzione. Cosimo Ciraci, l'avvocato Mimmo Ciraci, consigliere comunale di Taranto, Forza Italia. Grazie per aver accettato. Il dottor Alfredo Spalluto, capogruppo del SDS insieme al Consiglio Comunale di Taranto, un uccellino stamattina batteva sul vetro di casa mia e diceva Spalluto assessore all'urbanistica. Ma non era un uccellino brillo? A me non risulta, vabbè, minimamente. Sì. Forse era un uccellino. Non è necessario questo, io non ho voglia di fare l'assessore, se questa è l'occasione che volevi fare. Però non le fa schifo Spalluto. Io ritengo che non è questo il punto, noi dobbiamo diamo una mano nel nostro mandato, ci impegniamo a prescindere dall'incarico che andiamo a ricoprire. È ovvio però che a secondo l'incarico tu puoi dare il tuo contributo. Certo. Quando ci sono cose che non puoi fare perché è ora tocca farle ad altri. Certo. E infine Aldo Ranieri del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Cosa dire? Vedete il nostro simbolo? È questo. Polifemo, l'occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni. Ed è senza padroni. Sfido chiunque a provarmi il contrario. Con i nostri limiti, con le nostre carenze, ma con la libertà. Che cosa bella la libertà. Grazie a tutti, ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessa rete, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, ritorniamo con l'informazione, l'unica informazione libera della città. E vi do una chicca, ci amplieremo, forse quasi sicuramente non ci sarà solo Polifemo, l'occhio di Abate e lo sportello del cittadino. Forse più di qualcuno del mondo dell'informazione incomincerà a tremare da stasera. A venerdì prossimo. Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nel salotto buono della città, in pieno centro umbertino, via d'Aquino, ma incredibile a dirsi, guardate che immobile, fatiscente, decadente, abbandonato a se stesso. Ripeto, in piena via d'Aquino. Guardate, ci sono dei pali, una specie di travi che sorreggono, che puntellano appunto le volte, e poi balconi assolutamente fatiscenti, erbaccia, vegetazione spontanea, e sembra un qualcosa di diroccato. Non so chi siano i proprietari, ma mi domando come mai non intervengano e soprattutto perché l'amministrazione comunale a questo punto non intervenga proprio presso i proprietari per rimettere, per dare un minimo di dignità e di decoro al palazzo. In questo modo si deprezza proprio il nostro centro storico. Ma vi vogliamo far vedere il palazzo anche dall'altro lato, dal lato opposto. Ma alle spalle il quadro è ancora più penoso. Sembra quasi di essere a Beirut sotto i bombardamenti. Insomma, lo dico anche ai proprietari, se l'immobile venisse riqualificato e venisse venduto, i proprietari trarrebbero un grosso vantaggio economico. Forse non ci hanno pensato, ma noi cittadini pretendiamo il decoro nella nostra città. Lo devono fare i proprietari, lo deve imporre l'amministrazione comunale. Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nelle vicinanze della scuola Cesare Giulio Viola, per capirci via Platei angolo via Crotone, e vogliamo denunciarvi l'ennesimo scempio, l'ennesima uccisione, grazie a Dio non di un essere umano ma di un essere comunque vivente. Ci riferiamo a un albero barbaramente abbattuto. Motivo: secondo evidentemente l'amministrazione, si è ritenuto opportuno abbattere l'albero perché poteva essere pericoloso, anche in concomitanza di una pensilina che alcune settimane fa era crollata. Allora, direbbe il buon Di Pietro, ma cosa ci azzecca l'albero
con la pensilina, appunto, non ci azzecca proprio niente, perché la pensilina è crollata per un cedimento strutturale, perché le staffe corrose sono venute meno e quindi la pensilina è miseramente crollata. L'albero non c'entra niente, ma si è ritenuto l'albero evidentemente responsabile, e come vedete dalle immagini è stato barbaramente abbattuto. Che tristezza vedere questo cadavere verde, passatemi l'espressione, disteso. Un albero che ci ha accompagnato in tanti anni, che ha accompagnato l'esistenza di tanti bambini, ha fatto loro ombra, ha fatto vedere cos'era la vita. Un albero di 30 anni, brutalmente e vergognosamente abbattuto, senza motivo a mio modo di vedere. Cosa c'entra la pensilina con l'albero? Queste risposte noi vorremmo dall'amministrazione comunale. In questa città del verde pubblico purtroppo non si ha alcuna cura. Capito, signori amministratori? Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in Villa Peripato, precisamente dinanzi a quella che era la mitica vasca che si affacciava e si affaccia su Piazza Kennedy un tempo, allorquando la villa era veramente il gioiello, il fiore all'occhiello della nostra città. In questa vasca c'erano pesci, c'erano anatre, c'era una vegetazione rigogliosa. Ora purtroppo ci imbattiamo tristemente e miseramente in una palude, ma veramente una palude, con tanto di acqua stagnante. Non esiste il riciclo delle acque, né tantomeno l'acqua viene sostituita. Ma c'è uno stato di abbandono, di decozione, tra insetti di varia natura, girini, rane e quant'altro. Sono rimaste solo alcune tartarughe e qualche rarissimamente si affaccia qualche anatra per sbaglio. Il quadro si commenta da solo. Che immagine noi diamo ai nostri turisti? Che spettacolo penoso, che scempio offriamo ai nostri bambini allorquando i genitori accompagnano i piccoli la domenica per fare una sana passeggiata. Ma sana dove? In un acquitrino, in una palude, in uno stagno? Beh, signor sindaco Stefano, lei è un pediatra, dovrebbe conoscere le necessità dei bambini, no? E lei, vice sindaco Lonuce, nonché assessore ai lavori pubblici, si rende conto di questo scempio? Ma vogliamo fare turismo in questo modo? Taranto sta peggiorando, forse non ve ne siete resi conto. E questa immagine della vasca è proprio l'immagine stagnante della nostra città. Meditate, amministratori, meditate. Questo programma è stato offerto da Consorzio Tema Group, Art Deco, architettura, design e consulenza, Lido Conca del Sole, Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar, Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C, Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto, Villa Puglia, BB Albergo La Marna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Un sogno espresso.
Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abbate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rose aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Il regalo mio più grande.